è sacrosanto, è stabilito nella Costituzione, però ci sono delle regole a cui bisogna attenersi, perché i diritti viaggiano seguendo quelle che sono delle regole e i doveri che ci sono, quindi si è chiesta una rimodulazione. Poi, come già detto, se si vuole a tutti i costi impostare uno scontro politico come sta facendo Landini e la CGIL, e vorrà dire che ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Cioè, la precettazione. Non sono io che decido, non so cosa deciderà il governo, dico semplicemente che sarebbe più opportuno in questi casi ragionare ed essere disponibili a trovare una soluzione di mediazione, come del resto il ministro ha già fatto intendere, ma se dall'altra parte ci si ostina a voler andare avanti in questa battaglia, insomma, ci si ostina, sono i sindacati che convocano un legittimo sciopero, sì, rinunciando a una giornata di stipendio. Voi invece pensate che la precettazione sul settore dei trasporti sia a questo punto la via? Io penso che ci sono, come ho detto prima, delle regole, perché se è uno sciopero generale poterlo fare di 24 ore occorre che siano tutti i settori coinvolti, cosa che non è in questo caso, e la commissione di garanzia l'ha abbondantemente spiegato, quindi non può essere di 24 ore, dovrebbe essere di meno, ci trovano le soluzioni per consentire ai lavoratori, come previsto dalla Costituzione, di poter scioperare, ma dall'altra parte anche chi vuole invece spostarsi, in tantissimi cittadini, senza appunto mettere a rischio quello che è il diritto anche di tanti cittadini di potersi spostare, di poter lavorare, di poter fare quello che giustamente facciamo tutti noi. Quindi basta, bisogna sempre fare in modo che entrambi i diritti siano garantiti. Quindi penso che su questo basterebbe un minimo di disponibilità, e invece purtroppo vediamo, insomma, che ormai è tutto uno scontro politico, no? Ormai dalla CGIL, dalla sinistra, qualsiasi cosa fa il governo è sempre comunque un no, un andare contro tutti i costi, perché questo è il modo di fare l'opposizione. Io penso che l'opposizione andrebbe fatta nei contenuti, e mi sembra che essendoci pochi contenuti, perché scioperare contro una manovra che, insomma, la sinistra avrebbe dovuto fare in 10 anni che è stata al governo, non ce l'ha mai fatta fare, visto che è rivolta soprattutto alle fasce medio-basse, non essendoci contenuti, allora si cerca di sollevare le polemiche su queste questioni. Quindi pertanto farebbero bene a parlare di contenuti, e sarebbe un bene per tutti quanti.